Siamo con il sindaco di Lecco Virginio Brivio, è un incontro che ci dà l'occasione di fare un bilancio di metà mandato e di proiettarsi anche sul resto del mandato municipale. In questo momento vi sono delle priorità all'esame dell'amministrazione comunale di Lecco, all'attenzione del comune, sono state dibattute anche nell'ultimo consiglio comunale. Cominciamo per esempio dai problemi che sono sorti in Viale Dante con la copertura del torrente Caldone, che risente dell'usura del tempo trascorso, ormai 50 anni da questo corso, da quando questo corso d'acqua è stato coperto per realizzare una nuova importante arteria della viabilità cittadina. Sono urgenti questi lavori? Sì, il Consiglio Comunale ha ascoltato una relazione tecnica e ha assentito a questi lavori. Come diceva lei, il tempo che è trascorso, soprattutto le infiltrazioni che riguardano quelle materie corrosive, come ad esempio gli scoli, diciamo, degli oli, delle benzine, del sale quando d'inverno si procede alla salatura, hanno in parte corroso, diciamo, le travi che sostengono il manto stradale. Quindi è necessario intervenire prima di un peggioramento della situazione. Per questo sono stati autorizzati lavori per poco meno di 400.000 euro più le varie spese tecniche, quindi mezzo milione. Era certamente un lavoro importante, come diceva lei l'arteria viaria è fondamentale, è stata anche suggestivo nel dibattito l'ipotesi di ritornare ad una scopertura di questo torrente, ma non può essere fatto a breve se non c'è prima un ragionamento complessivo che stiamo facendo nel piano di governo del territorio, cioè di allargare gradualmente la zona traffico limitato e la zona pedonale del centro città, ma anche, mi permetto di dire, in questo momento stiamo guardando con attenzione al quartiere di Pescarenico, che sarà caratterizzato tra pochi mesi dall'avvio delle attività universitarie, e quindi in questo caso ci sarà un'isola pedonale, diciamo, comunque a traffico limitato attorno a quel polo, e quindi bisogna anche contemperare bene tutte queste suggestioni. Sempre dal punto di vista viabilistico, stiamo insieme al Parco del Montebaro, insieme ai comuni di Galbiate e di Malgrate, affrontando in collaborazione con la sovrintendenza il tema della valorizzazione del Ponte Vecchio. Lo cito qui perché in questa valorizzazione una delle ipotesi è anche quello di ridurre il traffico su questo ponte a favore di un suo ripristino agli originarie linee, e quindi anche una sua valorizzazione in termini turistici come percorso nella Lecco medievale, ma c'entra col dato viabilistico perché, pur essendo io un convinto fautore di una mobilità dolce, bisogna anche però stare attenti a creare comunque dei canali di flusso anche per le automobili e soprattutto per il trasporto pubblico locale che sia coerente. Ecco, sindaco Brivio, lei in questa risposta ha anticipato il tema di una mia prossima domanda. Ormai è imminente e ufficiale che a gennaio verrà inaugurato il nuovo campus, il nuovo polo universitario, che trasforma radicalmente tutta la zona del vecchio ospedale di via Ghislanzoni, dell'adiacente scalo della piccola velocità delle Ferrovie dello Stato, e che comporta anche la ristrutturazione ormai già avanzata di una serie di palazzi popolari che c'erano all'inizio del Novecento. Parlo del cortile delle Botte dei Sassi davanti a via Ghislanzoni, parto dalla cosiddetta Cour d'Africa in via Pizzi, e anche del vecchio palazzo con i portici Gerosa Crotta sul corso Martiri. È un avvenimento veramente importante per la città di Lecco, che cambia radicalmente tutta questa zona tra Lecco Centro e Pescarenico. Assolutamente sì, mi permetto di integrare le descrizioni efficaci che lei ha fatto ritornando per un momento al polo universitario, perché ci sono altri due cantieri importanti, uno che partirà a giorni, la realizzazione di un pensionato universitario per 200 posti letto, anche questo un modo per far vivere speriamo il quartiere, ma anche la prosecuzione dei lavori da parte della provincia per il polo culturale. La successiva sfida però non va dimenticato, non va eluso, abbiamo già avuto degli incontri di approfondimento con la curia e con la parrocchia, è capire la parte vecchia, il cuore di Pescarenico, mi riferisco non tanto del cuore a lago ma del cuore nel quartiere, vale a dire
la chiesa con il suo convento, peraltro uno dei pochi luoghi manzoniani, diciamo tra virgolette, reali. È chiaro che c'è una piazza che va come minimo ordinata nel suo traffico, magari anche con interventi di natura radicale, ma che vorremmo fare anche di concerto con una politica significativa di sviluppo dei luoghi manzoniani. Allora Pescarenico è un po' come se rappresenta il cuore di una tradizione che ancora c'è, pur divisa da un'arteria molto trafficata dal Corso Martiri, ma anche il cuore di una Lecco che con l'università ancora più insediata vuole anche aggiornare una tradizione di attenzione all'industria, alla manifattura, perché il Politecnico ha questa sfida importante, riuscire a aiutare il territorio ad aggiornare questa tradizione importante, ma che sta vivendo, come ben sappiamo, ahimè, un momento di crisi molto forte. Sindaco Brivio, l'amministrazione comunale sta seguendo con particolare attenzione la crisi occupazionale che sta investendo, le preoccupazioni occupazionali che sta investendo due complessi industriali di rilevanza storica nel territorio cittadino, parlo dell'Arlenico Lucchini in zona Caleotto e della Filileuci pure in zona Caleotto. Sono due segni di una Lecco industriale che è andata lentamente spegnendosi in questi ultimi 20-25 anni. La state seguendo queste vertenze? Assolutamente sì, l'assessore Volonté non solo partecipa attivamente a tutti i tavoli, ma ad esempio sulla tematica dell'Ariello da oltre un anno insieme all'amministrazione provinciale e al sistema camerale stiamo cercando anche di far approvare un progetto della cittadella della Luce che servirebbe a dire aggiorniamo anche qui una tradizione importante, non solo difendendo un prodotto che già c'è, ma cercando anche nuovi prodotti. Il Consiglio Comunale, ricordo che 3 settimane fa, ha dedicato un'intera seduta al tema delle crisi economiche, a partire da quelle che lei ha elencato, ma ahimè a quali dobbiamo aggiungerne anche altro, l'utificio Redaelli, la stessa Riello, eccetera. Abbiamo quindi una necessità molto forte non solo di fare interventi, diciamo così, di emergenza, quindi cercando anche di aiutare la ricollocazione di lavoratori nel caso in cui non ci sono più le condizioni per un rilancio produttivo, ma anche di diversificare tramite l'innovazione e la ricerca i nostri settori produttivi. Nel nuovo piano di governo del territorio noi manterremo zone industriali, si tratta però di riempirle anche con contenuti nuovi. La collaborazione con l'istituto del CNR che c'è a Lecco, con l'università, ma anche in generale con il protagonismo di tanti nostri imprenditori che spesso nel piccolo fanno azioni importanti, da questo punto di vista deve essere sempre più efficacemente sostenuto dalle istituzioni e dal comune in particolare. Ecco, un'altra domanda, è stato scritto e è stato detto in questi giorni che per la giunta, per l'amministrazione comunale di Lecco c'è una fase di ripartenza, adesso l'organico di giunta è stato sistemato, è stato riempito, c'era l'assenza dell'assessore alle finanze, è stato riempito con la nomina di Elisa Corti in questo settore importante della civica amministrazione, è veramente una fase di ripartenza. Assolutamente sì, sapendo però, e chiedo su questo l'attenzione del giudizio dei cittadini e degli elettori, che oggi l'amministrazione ha moltissimi vincoli, la stessa crisi economica che caratterizza le famiglie, la vita delle famiglie e delle imprese non è estranea ai margini di manovra sempre più limitati che i comuni hanno. Lo dico spesso e lo ribadisco anche qui, non riusciamo nemmeno a spendere i soldi che abbiamo perché una parte delle risorse economiche obbligatoriamente le dobbiamo tenere a garanzia del debito. Allora voi capite che anche la ripartenza per essere reale deve fare i conti con questi limiti oggettivi. Intendiamo comunque fare un piano delle opere pubbliche molto più credibile e fattibile, intendiamo andare sui livelli nazionali e regionali a chiedere maggiore capacità, ecco, di spendere i soldi che abbiamo, detto concretamente avere delle esenzioni mirate su progetti concreti, il Tribunale, Villa Manzoni, l'Ostello della Gioventù. Credo che uno Stato non può pensare solo di raggiungere degli obiettivi contenendo indiscriminatamente la spesa, perché questo vorrebbe dire non solo non fare opere pubbliche ma nemmeno aiutare l'economia locale. Allora non si può tornare
come dire, magari alle livelli di spesa degli anni anche solo di 5 o 6 anni fa, ma certamente la situazione incresciosa che tutti i comuni stanno vivendo non può continuare oltre. La prossima settimana, anticipo, faremo in questo senso un'assemblea straordinaria dei comuni della Lombardia promossa dall'ANCI regionale, proprio per evidenziare ancora una volta queste nostre ragioni. Anche i comuni vogliono fare la loro parte nell'affrontare la crisi economica, non può essere però così al buio come sta avvenendo in questo momento. Si auspica da più parti una valorizzazione, una promozione di un turismo popolare, familiare per quanto riguarda il lago di Lecco, le sue montagne, i luoghi manzoniani, il quartiere di Pescarenico poc'anzi ricordato, e se c'è un ambiente vero di riferimento nei Promessi Sposi proprio Pescarenico, il comune di Lecco è sicuramente impegnato in questa fase di ripartenza ad avere un occhio di particolare riguardo a questa situazione, a questi progetti. Sì, noi abbiamo insieme all'amministrazione provinciale condiviso anche questo tema dei progetti dei sentieri della fede, che vogliamo, diciamo così, mixare un po' con i sentieri legati anche ai percorsi, con i percorsi legati ai Promessi Sposi. D'altro canto, come diceva lei, l'attenzione a un turismo familiare che non è solo il mordi e fuggi di una domenica, ma la possibilità di poter avere, anche con l'apertura del Palazzo delle Paure, portando lì l'ufficio turistico, dei percorsi di una giornata, di due giornate, nelle quali con precisione vengono un po' indicati, come dire, i luoghi, i sentieri, le opportunità. Spesse volte noi diamo un po' per scontata che uno arriva a Lecco e può conoscere, può vedere, può muoversi. Quindi, d'intesa con la provincia, che ha competenze di programmazione in materia turistica, almeno per ora, riuscire a rendere più, come dire, più continuativo questo lavoro di promozione e poi in alcuni casi anche sistemare in maniera proprio vera e propria i luoghi manzoniani, insomma. C'è un sogno nel cassetto di particolare spessore e rilevanza nei programmi futuri della Giunta Brivio? Guardi, mi piacerebbe che dopo l'avvio dell'università due opere importanti potessero in qualche modo trovare una soluzione. La prima, la sistemazione complessiva degli impianti sportivi del Bione, che sono un fiore all'occhiello dal punto di vista delle potenzialità per come sono collocati, ma stanno vivendo una situazione di forte disagio manutentivo. Abbiamo in corso degli approfondimenti per di natura ambientale che si protraggono oramai da troppo tempo, ma che devono essere fatti prima di partire con le opere. E la seconda cosa, l'ho citata prima, vedere di valorizzare il patrimonio della Villa Manzoni, che, come diceva lei, insieme a Pescarenico è il secondo dato concreto della presenza e dello spirito di Manzoni a Lecco. Siamo in contatto con la Regione Lombardia, con il Ministero per i Beni Culturali, per capire se è possibile partire con i lavori del primo lotto, che sono già progettati e sono già finanziati.